tutti, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo unboxing musicale, questa volta gigante. Ovviamente avete visto già dall'anteprima di cosa si tratta, ma sono veramente emozionato perché lo stavo aspettando da tantissimo tempo. Andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Ah, e beh, come da tradizione abbiamo un pacco dentro al pacco, quindi andiamo a liberarci di questo. E vedete che si tratta dei Metallica. Andiamo qui. Abbiamo la Deluxe Box Set Remastered, ovviamente, del Black Album. Per cui andiamo a fare l'unboxing insieme e vediamo tutto quello che è contenuto in questa fantastica riedizione. Allora, procediamo con l'apertura della prima scatola, diciamo quella esterna, quella che protegge il nostro Black Album. E come potete vedere, plastichina con le bollicine, e all'interno troviamo il nostro attesissimo Black Album in versione rimasterizzata. Ovviamente è uguale agli altri, per cui adesso andiamo ad aprirlo e vediamo esattamente cosa c'è al suo interno. Allora, cercando di essere più delicati possibile, vado a rimuovere la plastica perché non voglio assolutamente fare danni in questa bellissima confezione, che è di base identica alle altre, anche se a differenza delle altre, diciamo, su questa c'è la copertina che è un pochino in rilievo, come potete vedere, ma diciamo è un dettaglio di poco conto. Detto ciò, sicuramente vediamo che nella parte posteriore abbiamo un'infinità di dettagli che però preferiamo sicuramente vedere dal vivo. Qui abbiamo il logo del serpente, come potete vedere si vede anche piuttosto bene, e a questo punto non ci resta che aprire questa fantastica confezione, all'interno della quale troviamo di nuovo la plastichina, diciamo, con il pluriball, e andiamo a vedere il contenuto. Allora, ovviamente iniziamo dal vinile, che è chiaramente lo stesso che era uscito nel 91, quindi non abbiamo nulla di diverso. Qui era piegato, vabbè. Ci passiamo sopra, cerchiamo di sistemarlo nel modo migliore, e dentro abbiamo i due vinili che, ovviamente, vi ripeto, sono gli stessi vinili neri usciti nel 1991, quindi questo poi ce lo andiamo ad ascoltare di corsa. Dopodiché troviamo all'interno il picture disc di Sad But True, dove troviamo appunto i brani Sad But True, Nothing Else Matters, Creeping Dead e Sad But True di nuovo, solo che vediamo se ci sono delle note. Praticamente questa è Nothing Else Matters Elevator Version, che ovviamente già conosciamo, ma non avevamo su questo vinile picture disc veramente bello. Non so se si riesce a vedere, ecco, in questo modo si vede il serpente. Abbiamo poi un altro vinile da Live at Wembley, Londra, praticamente aprile, 20 aprile 1992, ovvero l'esibizione che Metallica tennero nel Freddie Mercury Tribute, e quindi troviamo i brani Enter Sandman, Sad But True e Nothing Else Matters, questo appunto Freddie Mercury Tribute. Poi abbiamo un altro doppio vinile, in questo caso è un gatefold bellissimo, guardate che bella foto, e questo è registrato il 28 settembre 1991. Abbiamo la scaletta, la tracklist, diciamo, di Ecstasy and Gold, Enter Sandman, Creeping Dead, Harvester of Sorrow, Fade to Black, Sad But True, Master of Puppets, Seek and Destroy, From the Bell Tolls 1, Whiplash, Encore Gem, Last Cars, Am I Evil e in ultima Battery. Con questo, diciamo, terminiamo la sessione, la sezione dei vinili. Qui abbiamo un codice, diciamo, un codice per scaricare online tutto questo ben di Dio, e qui andiamo a vedere che ci sono praticamente dei fogli con i testi scritti a mano, cioè, o meglio, queste sono delle stampe ovviamente, ma sono delle copie fedeli dei testi scritti a mano nel 1991.
troviamo delle stampe con delle riproduzioni di copertine dell'epoca, tutte bellissime ovviamente, con i Metallica in primo piano, e devo dire che sono veramente belle. Chi di voi dovesse avere queste riviste originali sicuramente potrà ritenersi veramente soddisfatto. A questo punto arriviamo al mega booklet, mega booklet insomma un po' riduttivo, questo è un vero e proprio libro che diciamo prende tutto il periodo 1991-1993. Come potete vedere è bellissimo, pieno di foto di quel periodo, probabilmente il periodo migliore e più intenso dei Metallica, perché sicuramente dopo il Black Album sono stati in tour per un periodo di tempo veramente indefinito, e chiaramente questo poi è da leggere e da vedere. Per quelli che di voi acquisteranno questa versione sicuramente c'è da perderci tempo. Qui abbiamo il nostro Bob Rock, il genio che ha prodotto questo album e che lo ha reso uno dei dischi più famosi della storia. Come potete vedere questo è veramente incredibile e lunghissimo da vedere, per cui adesso in un video è piuttosto difficile mostrarvelo, ma ripeto, per chi di voi avrà il piacere o la fortuna di acquistare questa versione sicuramente se lo potrà godere in tutta tranquillità. A questo punto mica è finita, continuiamo con la sezione dei CD e dei DVD. Allora, ovviamente ritroviamo il CD, la versione diciamo con queste foto bellissime aggiunte all'interno dell'album, dove ovviamente troviamo il CD, ma troviamo ovviamente anche il booklet che è una fedele riproduzione di quello che avete già nella versione precedente, nella versione diciamo originale. Andando avanti, qui troviamo un CD, un doppio CD con le interviste. Diciamo che personalmente questa è l'unica cosa che non mi interessa, perché sinceramente di ascoltare le interviste su CD un po' mi dà noia, però diciamo fa parte del lotto, per cui ben venga. Abbiamo un altro doppio CD con riff e demo, guardate che bello, quindi veramente materiale per tipo per un mese di ascolti. Poi abbiamo, questo è un CD singolo con pre-production rehearsals and radio edits, quindi sono delle versioni trasmesse in radio e le pre-produzioni e le prove. Poi passiamo qui, quest'altro scomparto, vediamo questo che cosa è. Allora, questo è un altro doppio CD con un live in un posto impronunciabile, Mainmarktgetlande, mi perdoneranno gli amici tedeschi, ma non ho idea di come si pronunci, Germania, 22 maggio 1993. Poi abbiamo il DVD mio preferito dei Metallica, ovvero One Year and a Half in the Life of Metallica. Questo è praticamente tutto il making of. Adesso non so se è veramente lo stesso che girava in VHS un decennio fa, anzi un ventennio fa, ma sicuramente questo qui è bellissimo da vedere. Poi andiamo avanti, troviamo un DVD con un live in Gentofte Stadion in Copenaghen il 10 agosto 1991 con una super tracklist. Poi abbiamo un altro DVD live in Frankenhall, Norimberga, Germania, 29 novembre 1992. Abbiamo un altro doppio DVD, guardate la roba che c'è all'interno di questo super cofanetto, questo è in Belgio, il 4 luglio 1993, music videos e live, quindi sicuramente qui c'è veramente da perderci ore e ore. Poi abbiamo un altro DVD, Wherever We May Roam DVD, e qui allora vediamo cosa c'è. Sono performance non rilasciate durante il tour, quindi sicuramente tra un periodo indefinito di tempo, tra il 91 e il 93.
Ok, non abbiamo ancora finito, andiamo avanti e abbiamo... Qui ci sono un altro doppio CD con Rough e Alternative Mixes, quindi versioni alternative, diciamo. Poi abbiamo un altro CD, c'è scritto Some Shit from Day on the Green Oakland, quindi è un altro CD dal vivo del 12 ottobre 1991. Abbiamo un altro doppio CD, ragazzi, è incredibile, ci metteremo 3 mesi per vederlo tutto, ed è un altro live registrato l'11 gennaio 1992. Come se non bastasse, perché non ci hanno dato abbastanza cose, abbiamo una bustina con dei plettri, abbiamo ben 4 pass. Abbiamo, allora, questo è il pass, diciamo, Your Name Here, ovviamente finto, 666, dall'altra parte c'è la parte con Guns N' Roses e Metallica, il tour del 92. Poi abbiamo questo altro pass qui, Nowhere Else to Roam, questo to Roam, 1991, 93, 92. Abbiamo questo altro pass bellissimo, sempre dell'estate del 1991, con i vari loghi, e abbiamo Wherever I May Roam, altro pass, con sempre la possibilità di aggiungere foto e nome. Ovviamente poi c'è il l'accetto per poter indossare tutte queste cose. E quindi avete visto quanto ben di Dio c'è in questo cofanetto? Allora, è vero, costa tanto, costa in questo momento circa 234 euro, ma se vi fate i conti e andate a dividere questa somma per il numero di pezzi che ci sta dentro, sommato all'immenso valore e diciamo all'affetto collezionistico che può avere un oggetto del genere, sicuramente ne vale la pena. Ovviamente in descrizione vi lascerò il link. Se per ipotesi avete intenzione di comprarlo, vi suggerisco di sbrigarvi, perché ad esempio Master of Puppets è introvabile su Amazon o siti affini e lo trovate ad esempio solo su eBay a cifre a 3 zeri, per cui occhio se volete, sbrigatevi, insomma datevi una mossa, solo perché poi altrimenti lo perdete. Detto ciò, io me ne vado ad ascoltare subito tutta questa roba, perché sono super curioso di andare a vedere e ascoltare tutti i contenuti, per cui vi chiedo il solito pollice in su se vi piacciono questi video, se vi è piaciuto questo unboxing, e vi ricordo di iscrivervi al canale così da non perdere tutte le prossime cose che vi mostrerò con molto piacere. Io vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!